Signore e signori, benvenuti al concerto dell'Accademia Chigiana per la stagione Micat in Vertice. È un concerto che proponiamo in streaming perché, benché la stagione musicale si sia dovuta interrompere nei concerti dal vivo per le note condizioni sanitarie, tuttavia non per questo la Chigiana si è fermata. Desideriamo continuare a proporre la nostra offerta culturale, i nostri concerti, la grande musica per tutti gli abbonati della stagione Micat in Vertice e per tutti gli appassionati della grande musica. Ho l'onore oggi di avere con noi un ospite d'eccezione, il grande pianista e nella fattispecie forte pianista, per la ragione che vedremo tra breve, Costantino Mastropimiano. Benvenuto Costantino Mastropimiano. E soprattutto bentornato all'Accademia Chigiana, perché il tuo ritorno dopo i tempi della tua formazione nell'aula che ospita questo nostro colloquio dell'Accademia Chigiana, tu seguivi i corsi del grande compositore Franco Donatoni, che tutti noi ricordiamo e che è stato uno dei più grandi compositori del XX secolo, ma anche uno dei più grandi musicisti del suo tempo. Oggi in quest'aula insegna un altro grande compositore che tiene i corsi in questi anni all'Accademia Chigiana di Siena, che è Salvatore Sciarrino. Ma non di Salvatore Sciarrino, non di Franco Donatoni vogliamo parlare, bensì dei loro predecessori venuti molti anni prima. Si tratta di nomi molto conosciuti come Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven e Franz Schubert. Ho detto questi quattro nomi perché saranno i protagonisti del concerto che proporrai questa sera e che ha protagonista uno strumento per il quale questi compositori hanno scritto molta musica e hanno soprattutto sperimentato e pensato la loro musica, anche quella che poi è stata naturalmente scritta per orchestre, per formazioni da camera, ma soprattutto è la musica che noi conosciamo per il moderno pianoforte. L'ascolteremo invece in questo concerto eccezionale nella tua esecuzione sullo strumento, appunto, che era lo strumento della loro epoca, vale a dire il fortepiano, uno strumento ormai dimenticato, quasi fa parte dell'oblio degli strumenti musicali, eppure è uno strumento estremamente interessante e pieno anche di particolarità. Ecco, la mia domanda è questa: Costantino, che particolarità ha il fortepiano? Perché è importante oggi ascoltare le musiche scritte e pensate per il fortepiano con lo strumento originale? Qual è stata la funzione, il significato di questo strumento nella sua epoca? Il fortepiano era quello che oggi noi abbiamo corrispondentemente, in maniera corrispondente con il pianoforte, vale a dire lo strumento a tastiera con un meccanismo a percussione. Naturalmente, come tutti gli strumenti, hanno avuto dei loro cambiamenti proprio in relazione allo stimolo che i compositori avevano o potevano dare con le loro idee, con proprio il loro pensiero musicale, e poi anche, devo dire la verità, quello che è il gusto del pubblico, che man mano che cambiava imponeva un cambiamento in quello che era la qualità del suono degli strumenti stessi. Il repertorio che appunto stasera andrò ad eseguire, e come tu hai già anticipato, riguarda compositori che gravitano su quella che è la cultura viennese, e quindi sia Haydn, sia Mozart, sia Beethoven, sia Schubert avevano fatto capo da un punto di vista culturale, soprattutto, e non so, alcuni anche di formazione, come nel caso appunto di Schubert e di Haydn, su quella che era la vera e propria cultura viennese, sia dello scrivere musica sia dell'ascoltare musica con un certo tipo di suono. E il fortepiano viennese o comunque dell'area della bassa Germania, che sono praticamente abbastanza comuni da un punto di vista di caratteristiche, hanno la caratteristica appunto di avere un suono molto trasparente, di un suono molto preciso in quella che è la dizione. E questa precisione si riscontra anche nelle composizioni stesse di Haydn, di Mozart, di Beethoven e di Schubert. L'annotare certi particolari dinamici o agogici faceva parte proprio di quella che era la valutazione
non solo esecutiva, perché non esisteva il concertista, nessuna sonata di Beethoven è stata mai eseguita in concerto. Già questo ci fa dare un'idea diversa della socialità del colloquio musicale. Pensiamo all'unico concerto monografico di Schubert, pochi mesi prima della morte. Le stesse sonate di Mozart non erano mai state suonate in concerto. Per i concerti esistevano le sinfonie, esistevano i concerti con l'orchestra, quindi per fortepiano, strumento solista, o i grandi oratori, come nel caso di Haydn, eccetera, eccetera. Quindi il pianoforte veniva ad essere una specie di sperimentatore come oggetto, ma anche una specie di comunicatore di quelle forme forse anche più intime di scrivere musica. Certo, oggi fa un po' sorridere, perché se noi pensiamo alla Waldstein, all'Appassionata, alla 106, o anche alla sonata con la marcia turca di Mozart, o agli improvvisi di Schubert, che fanno parte del repertorio corrente dei pianisti, vediamo come è cambiato anche il rapporto sia dell'ascoltatore, sia di quello che lo strumento può dare all'ascoltatore e quello che ovviamente questi compositori chiedevano a questo strumento, cioè una comunicazione molto intima da un punto di vista non solo di numero degli ascoltatori, ma anche di modo di scrivere, che sapevano cosa mettere per chi poteva capire quel piccolo gesto, quel piccolo segno che lo strumento, non così plateale come lo strumento moderno, poteva dare. Bene, penso che quello che ci hai illustrato sia una straordinaria introduzione che crei già molte aspettative nel pubblico, un pubblico che con questo concerto e attraverso la tua guida penso che scoprirà delle cose molto nuove e ascolterà naturalmente della splendida musica. Grazie Costantino, buon ascolto, buon concerto a tutti. Grazie ancora. Quando si parla di fortepiano è una parola, anche da un punto di vista di nomenclatura, che esiste soprattutto nella lingua italiana, perché all'estero il fortepiano viene chiamato nei paesi francofoni pianoforte e nei paesi tedeschi appunto Hammerklavier. Quindi di conseguenza si tratta di una convenzione terminologica con la quale si intende lo strumento diverso da quello che noi oggi concepiamo come pianoforte. Le differenze non sono soltanto nel numero dei tasti e quindi anche nella mole, nella grandezza dello strumento. Se vogliamo essere, come dire, appariscenti, anche nel colore, non esistono fortepiani neri fino a una certa epoca, mentre oggi il pianoforte viene identificato esattamente con il colore nero, ma soprattutto con quella che è la sua struttura. Nello strumento originale, vale a dire che l'invenzione del clavicembalo col piano e col forte, detto poi appunto pianoforte, non esistevano parti metalliche, non esisteva il telaio in ghisa, i tasti erano comunque non solo minori, ma avevano anche un peso diverso per l'azione del martello. E poi soprattutto lo strumento non era uno strumento per esecuzioni pubbliche, era uno strumento per esecuzioni private, in sale da musica o in studi dei vari compositori che proponevano le loro sperimentazioni affidandole esattamente al fortepiano, comunque al pianoforte, come affidavano in maniera ancora più cerebrale, intellettuale, ma senza per questo essere aridi, al quartetto d'archi il massimo della sperimentazione musicale. Lo strumento veniva a essere il destinatario di quelle che potevano essere non soltanto gli schemi di composizione, anche di partiture orchestrali, dovuto proprio al modo in cui la tastiera riproduceva i vari timbri dei vari strumenti d'orchestra, ma anche e soprattutto quello che era un modo per sperimentare le risorse non soltanto a livello di scrittura, ma anche di timbro che il nuovo strumento, vale a dire il pianoforte o fortepiano e dir si voglia, offriva
alla fine, fino alla fine del Settecento. Vienna rappresentava il centro di sperimentazione di quelli che erano i nuovi strumenti, dovuti anche alla presenza di importanti costruttori, i più famosi e che davano origine alle due concezioni, erano appunto Stein e Anton Walther. E Anton Walther è il costruttore del modello originale su cui verranno eseguiti i brani di Haydn e di Mozart. Sono due brani che, nonostante il titolo diverso, vale a dire Andante Variazioni e Fantasia, riproducono uno stesso atteggiamento del compositore, vale a dire un atteggiamento confidenziale, un atteggiamento che può essere dato o da uno specifico avvenimento, come nel brano di Haydn, per un evento triste della vita del compositore, oppure in Mozart quello che è una riflessione su quello che è un modo di concepire un periodo appunto della vita di Mozart stesso. Non a caso la fantasia in Do minore è vicino a quella che è la composizione dell'opera Don Giovanni e contiene molte di quelle astrusità, se vogliamo, per l'epoca, che non solo la meccanica dello strumento, ma anche l'uso improvvisativo, a maggior ragione nella forma della fantasia, dell'armonia, veniva a sperimentare in questa composizione. Per quanto riguarda invece la composizione di Haydn, si tratta, come ho già detto, di una composizione legata a un evento triste della vita del compositore. Un evento triste che viene trasfuso con una geniale invenzione dell'uso dei vari registri della tastiera, dello strumento, e anche delle varie tonalità e modalità, cioè passa dal maggiore al minore esponendo lo stesso tema, ed è una questione di forma molto avveniristica. È un pezzo, è una composizione dove il fortepiano viene a decorare, a parlare, a narrare, non ha mai, tranne nella fine del pezzo, un impeto o comunque una disperazione, cosa che invece tocca molto più da vicino le corde non solo dello strumento nella composizione di Mozart. Si tratta comunque di due brani sicuramente che vengono a toccare i culmini della espressione, proprio nel senso di modo di esprimersi che la meccanica del pianoforte viennese del Walther poteva dare, insieme appunto allo Stein, a quello che erano le nuove risorse dei compositori presenti a Vienna alla fine del secolo, prima dell'arrivo di Beethoven stesso. Thank you.
Thank you.
L'arrivo di Ludwig van Beethoven a Vienna portò una seria destabilizzazione in quello che era l'ambiente compositivo, musicale a Vienna stessa, anche esecutivo, perché la grande fama di improvvisatore, oltre che di compositore, ma all'epoca le due qualità erano strettamente connesse, fecero subito breccia nella curiosità di tutti gli ambienti musicali. Vienna, all'epoca in cui arrivò, era ancora, come dire, sotto l'influsso delle personalità di Haydn e di Mozart, sicuramente, fra quelle che erano quelle più di spicco. E Beethoven seppe trovare, anche come sperimentatore, le risorse giuste per potersi differenziare e per poter apprendere nello stesso tempo dai maestri che l'avevano preceduto. Beethoven rappresenta anche un caso a parte in quella che è l'evoluzione dello strumento pianoforte. Nella sua vita, nonostante i suoi solo 57 anni, conobbe diverse tipologie di pianoforte, da quello che era il Walther, che avete già ascoltato in Haydn e Mozart, fino ad arrivare agli strumenti concepiti alla fine degli anni 20 dell'Ottocento. Durante appunto il corpus delle 32-35 sonate che dir si voglia, Beethoven seppe scrivere il suo pensiero attraverso quello che i cambiamenti che lo strumento pianoforte davano e potevano offrire. Un esempio lampante è la sonata Waldstein, l'opera 53, dedicata appunto al conte Waldstein, che era uno dei mecenati di Ludwig van Beethoven, che è legata anche all'arrivo a Vienna della tipologia del pianoforte franco-inglese Rahr, e che destò subito, il cui arrivo destò subito l'interesse non solo dell'ambiente musicale, ma soprattutto la curiosità di Beethoven, che attraverso la composizione di opere come l'opera 53, l'opera 57, l'Appassionata, l'opera 58, il quarto concerto, seppe in un certo senso concepire alcune innovazioni che lo strumento franco-inglese portò nell'ambiente musicale. E queste variazioni a quello che è il timbro, anche determinati parossismi, determinati anche effetti che aveva già usato, pensiamo al glissato di ottave nel primo concerto per pianoforte e orchestra, scritto su un pianoforte viennese, seppe portarli con una diversa con diverso significato sulla tastiera del nuovo pianoforte. La Waldstein è una sonata forse che più di altre ha saputo percorrere diversi gradi di concezione, anche di sostituzione di movimenti. Il secondo che noi oggi conosciamo non è esattamente stato concepito come movimento originale. Però rimane una sonata importante non tanto nella concezione dell'epoca come difficoltà esecutiva, quanto di innovazione timbrica, di rapporto fra la scrittura e quello che erano le risorse dello strumento stesso. Thank you.
Thank you.
Beethoven muore nel 1827, Schubert compone il terzo dei Klavierstücke nell'autunno, nell'ultima parte del 1827, mentre i primi due Klavierstücke risalgono, da un punto di vista di datazione, invece alla prima parte del 1828. E che poi è l'anno della morte di Franz Schubert. Sono stati raggruppati da Brahms, che li pubblicò, postumi ovviamente, allacciandoli in un'unica raccolta, appunto, con il nome di Drei Klavierstücke, proprio per indicare una forma libera da un punto di vista di composizione. Il pianoforte che Schubert aveva era il pianoforte
che sicuramente Beethoven ha usato da un punto di vista di tipologia per le ultime sonate, per la 111, per le variazioni sul tema di Diabelli, sulle le ultime bagattelle, quindi è la sublimazione di un significato che non è soltanto esecutivo, ma veramente di pensiero musicale. Schubert seppe, non soltanto in queste composizioni, ma anche nelle ultime sonate, capire la lezione di Beethoven e capire anche quella che erano le variazioni che lo strumento pianoforte e soprattutto la tipologia creata da Konrad Graf seppe dare alla timbrica del pianoforte viennese. Graf è effettivamente l'epigono, in un certo senso, della grande scuola della costruzione del pianoforte. Dopo la sua fabbrica durò fino agli inizi degli anni 40, uno degli ultimi strumenti fu regalato per il matrimonio di Clara Wieck con Schumann, dopodiché la fabbrica passò a un altro costruttore e poi in un certo senso la vita della meccanica viennese ebbe in un certo senso fine da un punto di vista di innovazioni. I Drei Klavierstücke sono una specie di ricapitolazione, come spesso capita nelle ultime composizioni di Schubert. Si ritrova dei Lieder, si ritrova dei quartetti d'archi, ci si ritrova delle forme di sonata, tutte condensate in piccoli frammenti che poi Schubert a livello di formale viene a cucire attraverso le modulazioni. Siamo ormai abituati a sentirlo nell'ordine appunto con cui sono stati pubblicati, anche se correttamente dovrebbe essere eseguito prima il terzo e poi gli altri due. Ma in un certo senso la formazione editoriale di Brahms preferì far concludere questa raccolta con il movimento più allegro, quasi per dare un epilogo effettivamente forse più sereno a quelli che erano i due primi Klavierstücke.
Thank you.